E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video pre-ECMA. È nell'aria, ormai mancano praticamente 2 settimane da quando uscirà questo video e lo si inizia a sentire. Quindi oggi vediamo la maggior parte delle novità, quelle che dovrebbero essere più importanti ovviamente, che saranno presenti in fiera. Prima di iniziare però, importantissimo, come al solito, vi ricordo di iscrivervi al canale e soprattutto vi ricordo ancora una volta che è gratuito ed è praticamente l'unico modo che avete per supportarmi e per aiutarmi nella creazione di tutti questi contenuti. Quindi grazie mille. Precisiamo però che alcune cose che vedrete in questo video sono a tutti gli effetti dei rumors ripresi da più parte su internet, ma comunque rumors non confermati. A questo punto quindi non perdiamo altro tempo ed iniziamo da BMW. È praticamente certo, anche perché sono già uscite le foto online, l'arrivo della nuova RT 1003. Diciamo una delle turistiche per eccellenza, ma chissà che oltre a questo già da quest'anno proveranno anche ad adattare tutte le varie piattaforme 1250 a 1003. In questo discorso secondo me non dovrebbe rientrare la R12 9T, semplicemente perché è stata aggiornata praticamente un anno fa e quindi non la vedrei una cosa molto sensata fare di già questo salto, però chissà che BMW non decida di stupirci. Dalla Germania passiamo all'Austria e parliamo di KTM. Tantissime le novità in arrivo e peraltro tante anche già annunciate su Instagram, tipo il cambio AMT e i nuovi display da quasi 9 pollici, due nuove Mini Cross SX che dovrebbero essere elettriche ed in più anche la nuova Freeride, sempre elettrica, 1390 Super Adventure S ed Evo, che peraltro le foto sono già online e secondo me saranno due mine veramente veramente belle, ovviamente Duke 990R e soprattutto quella che potrebbe essere una delle moto che cattura di più l'attenzione in tutta la fiera, RC 990, sia in versione stradale omologabile sia in versione solo pista. E quella ragazzi sarà bella da vedere, ci sono già tanti video, tante foto online, però in moto così particolari con quell'estetica, quel design, secondo me vanno sempre viste da vicino per farsi un'idea vera. Peraltro sembra pure una mezza moto GP e veramente fa venire l'acquolina in bocca solo a intravederla dalle foto, anche se però devo ammettere che temo un po' il prezzo. Per quanto riguarda le ipotesi, SMT 990 è uscita qualche fotina online, ma non c'è niente di certo, però fatto sta che comunque con tutte queste novità, più questo paio di ipotesi, KTM potrebbe veramente monopolizzare o comunque essere la regina di ECMA. Dall'Austria scendiamo nel bel paese e parliamo di Ducati. Non tantissime le novità che ci aspettiamo di vedere, anche perché in realtà le mine le hanno già sganciate, nuova Panigale V4S, restyling del multistrada, restyling dello scrambler. Però si potrebbe anche ipotizzare una nuova Hypermono Enduro, oppure, ancora peggio, una nuova Hypermotard con motore V2, dato che sono praticamente, se non erro, 6 anni che non caccio un nuovo modello. Vedremo, vedremo, vedremo. Poi vabbè, lo stand Ducati è sempre lo stand Ducati, è sempre spettacolare, con tutte le versioni uniche, come la Ducati di un paio di anni fa, unica, che era presente, quindi vale sempre la pena andarsi a fare più di una passeggiata. Capitolo Aprilia. Su Aprilia tanto e poco da dire, è praticamente certo l'arrivo della nuova Tuono V4 con un'aerodinamica derivata direttamente dall'Extrema, infatti sono già uscite le foto, i leak online e sembra un'aerodinamica veramente molto molto esasperata e peraltro una posizione anche molto caricata in avanti, quindi sono veramente curioso di vederla. Oltre questo, le principali novità riguardano il motore 457. Si è vista online qualche fotina di una moto che all'inizio si era ipotizzata fosse la Tuono 457, che secondo me arriverà, anzi quasi sicuramente arriverà, perché in quel segmento là di bassa, cioè di piccola barra media cilindrata, secondo me manca una naked con quelle caratteristiche e con un motore poi che spinge anche così, perché quello è un cavolo di motore. Quindi la Tuono secondo me arriverà, ma quella che si è vista online secondo me sarà tipo una Roadster, non so, un segmento in cui Aprilia peraltro non è neanche presente, quindi magari gliela cacciano. Ultima ma non per importanza, si ipotizza anche una Touareg 457. È un'idea che ci potrebbe stare, le moto in quel settore stanno spingendo da matti e se riuscissero a levarle almeno una ventina barra trentina di chili, secondo me potrebbe uscire veramente
una ottima moto per inserire molte persone nell'off-road, tipo me. Io la prenderei di corsa, avendo visto come va quella di Davide, la 660. Veramente di corsa. Rimanendo sempre in tema Touareg, chissà che finalmente non arrivi la 660 versione rally. Diciamo che è molto attesa, era già molto attesa l'anno scorso e piazzarono anche, se ricordate, mi sembra quella di Jacopo Cerutti, che trasse in inganno non so quante persone vedendola là tutta già kittata, però era solamente la versione usata nella Dakar. Quindi questo, secondo me, potrebbe essere l'anno buono. Menzione d'onore per Fantic, spero vivamente che presentino in maniera, diciamo, ufficiale la Imola e la Stealth 125, che si sono viste l'anno scorso in versione, diciamo, prototipo, ma per ora hanno solo annunciato l'arrivo di due nuove Enduro 300, una 4 tempi, una 2 tempi. Fermo però. Se a questo punto il video ti sta piacendo, metti like e se non l'hai fatto prima, iscriviti al canale. Grazie mille. Dall'Italia parte il nostro viaggio, il nostro aereo verso l'Oriente ed arriviamo ovviamente in Cina. Per ora ancora una Cina che parla un mezzo italiano e parliamo infatti di Moto Morini. Su Moto Morini la questione è molto semplice, abbiamo assolutamente da rivedere quello che ci hanno fatto vedere l'anno scorso, vale a dire sicuramente la Xscape 1200, la Corsaro e la Corsaro Sport. Dico da rivedere perché è vero che non erano concept ma già versioni praticamente ufficiali, però in un anno chissà che non sia cambiata qualcosa. Speriamo bene, perché l'anno scorso quando l'hanno presentate io c'ero e devo dire hanno riscosso veramente un grande successo. Quindi tanta tanta curiosità. Dalla Cina che parla italiano passiamo alla Cina che parla un po' austriaco. O forse l'Austria che parla un po' cinese, probabilmente sì. Comunque parliamo di CF Moto. È ufficiale l'arrivo della moto off-road MTX 800, che chiaramente monta il motore 790, insomma, conosciutissimo. Ed in teoria dovremmo anche vedere la nuova sportiva 675 tricilindrica, semplicemente perché entrambe le moto sono già state annunciate e presentate via social, quindi insomma dovremmo vederle, anche perché il motore tipo della 3 cilindri sportiva era già esposto dall'anno scorso. C'è tanta curiosità perché sappiamo che CF Moto ha un design particolarmente ricercato che può piacere e non può piacere, quindi io sono sempre per vederle dal vivo. Dovrebbe arrivare anche la Vroom, che è praticamente la versione di CF Moto della XSR GP di Yamaha, quindi una moto con uno stile, con un look un po' retro, e anche quella sono curioso di vederla da vicino perché le foto sembrano veramente affascinanti. Però comunque, a prescindere da questo, si deve andare a fare un giro da CF Moto, perché con tutti i concept e i design particolari che portano di solito a EICMA, è sempre, secondo me, uno degli stand più belli da vedere. Parliamo al volo anche di QJ e Voge, o Voge che dir si voglia. Comunque quest'ultima sembrerebbe anche lei intenzionata a presentare una sportiva con una piattaforma, diciamo, il motore 650 Honda. La cosa interessante secondo me di questa moto è il prezzo, che sembrerebbe essere al di sotto dei 5.000 euro. Se così fosse, ragazzi, è un bel giocattolino, perfetto per essere steso alla prima entrata in curva un attimino più. Mentre invece QJ dovrebbe o potrebbe confermare alcuni concept visti l'anno scorso, tra i quali una sportiva da più di 130 cavalli. Per ora nulla di ufficiale, però vedremo. Anche per Zontes vale lo stesso discorso, non dovrebbe far altro che confermare i concept visti l'anno scorso, e cioè della 703F e della 703RR, vale a dire l'enduro e la sportiva, entrambe con motore tricilindrico. E occhio, perché queste potrebbero uscire ad un prezzo veramente interessante. Quindi anche loro decisamente da andare a vedere dal vivo. Finalmente prendiamo un altro aereo e dirigiamoci in terra giapponese. Ci focalizzeremo, direi, solamente su Honda e Yamaha, perché secondo me Kawasaki e Suzuki non hanno chissà quanto da dire. Honda ha da poco fatto uscire online il prezzo della nuova Hornet 1000. Stiamo parlando di 8.999 pound per la versione normale e 10.000 pound per la versione SP. Fatta la conversione, stiamo parlando di nemmeno 12.000 euro. Un prezzo assolutamente folle per quel che mi riguarda, e quindi sono curiosissimo di vedere da vicino di nuovo questa Hornet 1000. Mi ricorda, a dire la verità, un po'
troppo, secondo me, l'anteriore, una Street Fighter, tant'è vero che loro su Instagram dicono, la chiamano proprio il segmento Street Fighter, quindi non è che si sono impegnati tantissimo, però è comunque da tenere d'occhio sia per il prezzo sia perché comunque Honda di solito fa mezzi che almeno sono super mega ultra affidabili. Poi potrebbe arrivare, ma questo è un rumor, è un'idea, una versione sportivetta, chiamiamola sportivetta, della Hornet 750, vale a dire una carenata, però magari con i semimanubri alzati. Anche quella è una moto che ha funzionato tantissimo, è risaputo vada bene, il motore spinge, quindi insomma, perché no? Sarebbe quel passaggio, quello step giusto che potrebbero fare i possessori di CBR 500R che non vogliono passare al 4 cilindri. Chissà. Poi, ovviamente, sono curiosissimo di vedere la marea di SH300 e 125 esposti, che ogni anno, devo ammettere, sono sempre uno spettacolo. Ed infine arriviamo, ovviamente, a Yamaha. Sarà in tutta probabilità il primo stand che andrò a vedere, perché c'è da scoprire da vicino l'R9. R9 che, se avete visto la reaction, comunque vi lascio il link qua in alto a destra, sapete che non mi ha colpito tantissimo a vederla, diciamo, a primo impatto in video, però poi è uscito il prezzo, 13.500 euro, un prezzo secondo me anche quasi basso e quindi secondo me spaccherà il mercato, soprattutto considerando la componentistica, e non parlo solo del motore che sappiamo è una bomba ed è riuscitissimo, ma anche sospensioni, freni, aerodinamicità, insomma è tutto un bel pacchetto, sembra un bel pacchetto e va vista assolutamente da vicino. Oltre questo, cambio YAMT che immagino, spero a questo punto, venga integrato anche sulla Tracer 9 almeno, o sulla versione GT perlomeno, perché lì ha veramente senso, quasi sicuramente arriverà, sarebbe una follia non metterlo lì. Ed in più sembrerebbe che finalmente ci sia un qualche aggiornamento, un qualche update di tipo elettronico alla serie 7. Serie 7 che, vi ricordo, al momento non ha nemmeno il traction control. Io almeno un traction control su Tracer 7 e Tenere lo vorrei vedere. Parlando di Tenere, si è vociferato di una Tenere 900. Secondo me non sarà così, per il semplice fatto che è una moto talmente riuscita che per Yamaha non avrebbe senso andare a mettersi da sola i bastoni tra le ruote. È vero che al momento forse non riesce a reggere più il passo di, per esempio, Touareg, che secondo me è una moto migliore sotto tanti punti di vista, però è una moto che fa ancora il suo. Quello che potrebbe arrivare, e questo forse ha senso, è un restyling, dato che il progetto, diciamo, anche dal punto di vista del look è fermo da non so quanti anni. Siamo arrivati alla fine del video, poi chissà che Suzuki dal nulla non cacci il nuovo GSX-R1000. Completamente controtendenza rispetto a tutte le altre case, però se ne è parlato, chissà. Ora sì che ci siamo davvero detti tutto. Mi raccomando, prima di uscire da questo video, ancora una volta like e iscrivetevi. Vi ringrazio, vi ricordo che è gratis e mi supportate. Giusto per farvelo sapere, sarò ad ECMA da martedì fino a fine settimana, quindi per qualunque cosa ci vediamo al prossimo video, ma ci vediamo anche lì. Ciao!